Ciao a tutti ragazzi, sono di nuovo io il piccolo Ruby, spero che adesso l'audio si senta. Ho registrato in cucina perché magari l'audio, l'espansione del suono è migliore di quella della mia stanza. Comunque, spero che l'audio si senta, spero che mi sentiate bene, forte e chiaro, eccetera, eccetera. Oggi rubrica il piccolo Ruby e il cinema, e voglio parlarvi di un film che sono andata a vedere l'anno scorso, un anno fa circa, era verso febbraio. Che è stato veramente il film più becero che io abbia mai visto. Non solo, ma secondo me ha rovinato un grande classico, un grande capolavoro della Disney. Il film di cui sto parlando ovviamente è La Bella e la Bestia. Allora, di che cosa parla La Bella e la Bestia? Beh, non credo che ci vogliano tante spiegazioni, perché voglio dire, è stato un tema quello della Bella che si innamora della Bestia. Che ce l'hanno propinato in tutte le salse. Hanno fatto versioni tipo con i vampiri, hanno fatto telefilm, hanno fatto musical, hanno fatto cartone animato e hanno avuto la brillante idea di farci anche un film. Il film, se non sbaglio, non era della Disney, come era successo con Maleficent. Mi sa di no. Comunque, il film è stata di una becerosità assurda. E non mi è piaciuto assolutamente per vari motivi. Allora, il primo motivo per il quale non mi è piaciuto questo film è stato appunto l'interpretazione del principe interpretato da Vincent Cassel, che voglio dire non è un giovincello scherzoso, cioè i suoi anni li ha. Se consideriamo che comunque il principe nella favola e nel cartone ha tipo 21 anni, insomma, ce ne passa. Oddio, poi è vero che il regista ha libertà di aggiungerci e togliere delle cose, però voglio dire, un minimo di coerenza con il cartone forse era una cosa. Su cui non si poteva transigere, a mio parere. Un altro aspetto che non mi è piaciuto è il fatto di come la bestia sia diventata bestia. Allora, mentre nel cartone c'è un motivo molto, molto serio legato al fatto che il principe comunque era egoista e cattivo. E quando gli si presenta la fatta sotto mentite spoglie, lui la caccia malamente, poi lei si trasforma nella fatta e lo trasforma in quello che lo deve trasformare. Nel film hanno voluto aggiungerci una cosa mitologica che non c'entra assolutamente niente. Praticamente questo principe è innamorato di questa principessa bellissima, bionda, se non sbaglio era bionda o castana, beh, adesso non mi ricordo, piccoli dettagli. Si innamora, però c'è la fregatura. La principessa in realtà è un cervo. E non solo lui ama questa principessa, ma brama di uccidere questo cervo. E il principe non sa che il cervo e la principessa sono la stessa cosa. Un giorno durante la battuta di caccia riesce a uccidere questo cervo. Il cervo come si dice, si trasforma nella principessa che lui amava, entra in disperazione e a un certo punto arriva qualcosa dal cielo. Io non ho capito se lei era uno spirito dei boschi o era la figlia di Zeus. Io questo non l'ho capito. Comunque arriva questa punizione dal cielo e lo trasforma in questa bestia. Tra l'altro è uscita male. Sembrava un cocker geneticamente modificato. Ma neanche un incontro tra un cocker, un suino. Ma comunque è venuta fuori una cosa abbastanza orrenda. La bestia per parte del film non si fa vedere, nel senso che c'è sta povera deficiente che mangia da sola, parla da sola, poi ha a che fare con questi gremlini tipo demoniaci che vanno in giro per il castello, cose così, cose cosa che sono anche abbastanza inquietanti. E poi a un certo punto si addormenta, entra in una specie di trance mo' di Bridget Jones quando prende i funghi allucinogeni, non so se vi ricordate che vede tutto strano, la stessa cosa, e viene ripercorsa appunto questa storia. Altro motivo perché non mi è piaciuto il libro, perché non mi è piaciuto il film, è la motivazione
che ha portato Belle ad andare dalla bestia. Allora, il padre praticamente stava camminando. Adesso non mi ricordo per quale motivo si trovasse vicino al castello della bestia. E prende questa rosa. Perché praticamente questa bestia è fissata come me con le rose rosse. Prende questa rosa e la porta a casa. La bestia viene a scoprirlo e si incazza un po' perché dice: scusa, tu come ti permetti a prendere la mia rosa e te la vai a portare a casa mentre mi sono fatto un culo così a curarla? E lui gli dice: bene, in cambio mi devi portare tua figlia. E il padre, senza battere ciglio, cioè senza dire no, ma io, vabbè, cioè, mi offro io al suo posto, cerchiamo di trovare un compromesso, assolutamente no. Il padre, senza battere ciglio, va a casa e gli dice: senti, cara, io ho preso questa rosa e accidentalmente in un momento di rincoglionimento totale. E quindi devi andare dalla bestia a fare la prigioniera. Mi dispiace, ma ci devi andare. E lei dice: sì, papà, vado. Cioè, ma credibilità zero. Cioè, voglio dire, a me se non concesso che il padre sia stato attratto da questa rosa che era bellissima, ok. Ci sta anche il fatto che la bestia che la bestia dica mi devi portare adesso qualcosa di tuo, visto come punizione, visto che tu hai preso qualcosa di mio, ci può anche stare. Ma cazzo, ma sto padre, cioè almeno dire no, ma cerchiamo di trovare un compromesso, magari vengo. No, niente, come se niente fosse. No, sì, va bene, ok, senza battere ciglio. Ma che bei genitori. Poi a un certo punto durante il film vengono fuori dei giganti tipo quelli Maleficent, perché poi il padre cerca di liberare, a un certo punto poi si ricorda che c'è una figlia imprigionata, se non sbaglio coinvolge i tipi del villaggio come nel cartone animato, adesso non vorrei ricordare male. Però a un certo punto va e ci sono questi cosi, questi giganti a forma di cose, che sono veramente uno dei film più beceri che io abbia mai visto. E secondo me ha rovinato un grande cartone animato della Disney, che è stato appunto La Bella e la Bestia. Io mi ricordo che sono andata a vedere nel lontano 1994, nella mia città c'erano i due cinema che adesso non ci sono più, che erano il Corso e il Corsino, io abito a Pavia. Non me ne frega niente, ma ve lo dico lo stesso. E mi ricordo che andammo lì e c'era una fila esagerata. E mi ricordo che uscì il tipo fuori e ci disse che praticamente non c'era più posto e siamo dovuti tornare a casa. Cioè, non è come adesso che ci sono le multisale con 7-8 sale e dove la sala comunque ti contiene 300-400 posti. Lì c'era una sala che conteneva 100-200 posti, ecco, insomma, e poi c'era solo uno spettacolo. Cioè, ce n'era uno il pomeriggio, mi sembra uno la sera. Mi ricordo che era, se non sbaglio, era un sabato. E insomma, la cosa mi fece anche un po' girare le scatole perché era un film che volevo proprio vedere, che proprio era proprio bello. Successivamente l'ho rivisto comprando il VHS. Non so se ce devo averlo ancora. Boh, comunque. Il VHS e l'ho pagato ai tempi 20.000 lire, che vi parlo del 1995, che erano dei soldoni. Comunque, questa è la mia recensione di questo film che sono andato a vedere l'anno scorso. Io non vi consiglio di comprarlo, di vederlo in DVD, in streaming, dove vi pare, perché veramente è stata una cosa becerosissima. E vi voglio dare un consiglio: la prossima volta che dovete trarre dei film da dei cartoni, pensateci bene, perché va a finire che potrete fare solo più male che bene. Adesso a marzo dovrebbe uscire Cinderella, che è lo stesso filone di Maleficent, cioè il produttore della Disney, penso che sia veramente molto bello, anche perché c'è Cate Blanchett che fa la matrigna, che io adoro tantissimo, poi c'è Robert Stark che fa nella parte del principe, quello che faceva il Trono di Spade, e lei non so chi sia sinceramente, in questo momento mi sfugge. Allora, il mio voto per questo film è ovviamente 2, 2 stelle, 2 su 5. Una perché, vabbè, no, una no, due, nemmeno due. Bene, io vi ringrazio per aver visto questo video, io vi do appuntamento la prossima volta, sempre con Ruby e il cinema, e vi ricordo le altre due rubriche. Una rubrica riguarda i libri, che
troverete tutto sul mondo libri, e un'altra Ruby dice no, dove si occupa della lotta alle discriminazioni, omofobia, bullismo, razzismo e quanti ce n'è. Bene, io vi do appuntamento, come vi ho detto, la prossima volta. Se avete visto questo film, se non l'avete visto, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, lasciatemi un commento qua sotto. Nell'info box trovate tutto quello che dovete trovare. Vi do appuntamento alla prossima volta con il piccolo Ruby e il cinema. Ciao!